Stiamo raggiungendo la meta della conclusione di questa settimana dell'economia, che è stata un'esperienza per il Valtuvio bellissima. Poi magari ci direte voi attraverso un questionario cosa ne pensate, che cosa si poteva non fare e che cosa invece si dovrebbe, no, in qualche modo riproporre. Questa mattina iniziamo con un argomento molto particolare e secondo me fondamentalmente con dei concetti culturali in forte contraddizione. Banca etica. Perché in contraddizione? Perché noi siamo, no, abituati a sentir parlare di banca, soprattutto in questo momento storico, come? Che sensazione avete quando si parla di banca, ragazzi? Dei gran ladri, che comunque non ascoltano il cliente ma tentano di piazzare, no, dei prodotti estremamente sporchi, quindi gestori di una finanza che ha tutto meno che di etica. Si stanno trasformando le banche in non più sportelli che raccolgono soldi ma praticamente punti di compravendita, anzi di vendita soprattutto, no? Vedete che le banche nuove che si stanno ristrutturando non hanno più le porte blindate come, no, eravamo abituati una volta, si lasciava tutto, si entrava attraverso questi portoni, eravamo super controllati. Adesso se voi andate in centro le nuove banche hanno delle porte assolutamente normalissime e anzi sono generalmente uffici aperti in cui chiunque si può andare. E questo che cosa vuol dire? Che dentro non c'è più niente da rubare, quindi capite che stiamo, no, assistendo a una trasformazione enorme, una trasformazione anche nel buon nome. Prima si andava in banca, ci si fidava della persona presente allo sportello, si aveva un rapporto personale, no? E quindi non so se avevamo dei soldini. Voi adesso forse questa parte non l'avete vissuta, ma se chiedete ai vostri genitori sicuramente sì, la mia generazione sì. Se avevamo qualche soldino ci si fidava di quello che ti diceva, no, in banca. Adesso praticamente io personalmente ho un conto corrente online, non ho minima idea di chi lavora, no, dietro allo sportello, quindi non ho neanche uno sportello e quindi sta proprio cambiando tutto quello che è l'assetto anche culturale. Quindi questa mattina magari proviamo a recuperare qualcosa di buono e quindi proviamo magari a capire che cosa sta succedendo e se ci sono degli operatori che invece tendono a ricostruire, no, quello che è il buon nome della banca. Ok? Paolo, iniziamo. Allora ragazzi, prima cosa chiederei di, insieme a me, di dare un saluto, un benvenuto a questo ringraziamento. Vice direttore generale di Banca Etica, che spiegherà che cos'è, che con grande cortesia ha dato la sua disponibilità di essere qui con noi oggi per questa chiacchierata. Meglio questo? Ok, allora un benvenuto al dottor Gabrielli e vi inviterei altrettanto calorosamente a dare un bentornato a Nazareno Gabrielli, che è sempre lui, che per qualche tempo, qualche anno fa, era seduto, era qui in quest'aula, ma seduto non da questa parte, ma dalla vostra parte, su quei banchi, perché è un nostro studente, no? un Valtorino sempre, e quindi torna anche in questa veste. Nazareno, agganciandoci a quello che diceva la preside, no? Forse anche i ragazzi fanno caso, quando c'è qualche un corteo, gli autonomi, Black Bloc, spesso finisce, vanno a bruciare i cassonetti dei rifiuti, vanno a spaccare qualche McDonald's, no, perché l'America è cattiva, e c'è sempre qualcuno che tira qualche sassata picconata alle vetrine delle banche. I politici, non solo euroscettici, prima o poi gli scappa sempre detto, no, questa Europa di banchieri, dal che sembra di non si intuisce che non c'è grande stima né dell'Europa e né dei banchieri che sono. A te. Recuperiamo. Durissima queste premesse, io
sono l'uomo cattivo, perché io è 30 anni che lavoro in banca, ragazzi, quindi comunque, allora, devo dire subito che sono emozionato, grazie mille dell'invito, sono molto emozionato perché venire a parlare di banca oggi, sono passati, io mi sono diplomato qui nell'82, in quell'estate quando l'Italia vinceva i mondiali, e c'avevo ragioneria, c'erano due scritti, italiano era il primo scritto, il secondo cambiava di anno in anno a seconda delle estrazioni, e quell'anno c'era ragioneria scritta. Io ero molto contento perché ero particolarmente bravo in ragioneria, vabbè, poi dopo ognuno cerca di portarsi, però ero veramente contento. Poi non ho preparato molto, è uscita una materia, un argomento assolutamente strano, che è le aziende bancarie. Aveva una pagina in tutto il libro che avevamo chiaramente saltato, perché tanto non escono mai. Tecnica bancaria, sì, certo, però non era il bilancio, e quella era ragioneria, lì dovevi fare il bilancio, infatti. E sono andato molto male, e però oggi venire qua a parlare di banca credo che insomma, è stato un attimo, sono soddisfazioni, come dire. Vabbè. Questa la dovevo dire perché è proprio così, per cui poi magari andiamo avanti. Io 30 anni davvero che lavoro in banca, quanti di voi, faccio un piccolo sondaggio, quanti di voi hanno un conto corrente o una carta prepagata? Alzate la mano per favore. Direi che abbiamo un 80, almeno 80-90% di persone. Perché vi ho fatto questa domanda? Al di là dell'agenda che ve lo dico. Perché io vorrei partire in questa chiacchierata che parla di banca, finanza ed etica, da questa domanda qui. Cosa stanno facendo i vostri risparmi? Perché? Lo vediamo strada facendo. Quando dico risparmi, non dico 100.000 euro in titoli di Stato, azioni, non so co, che sono i risparmi magari di chi ha la fortuna di avere un po' di gruzzolo da parte perché magari ci ha lavorato o gli è arrivato in eredità. 10 euro sulla carta prepagata sono risparmio. Adesso ve lo dico perché. Siccome venivo a scuola e mi hanno detto che doveva essere una lezione, ci sono dei link su quello che studiate un po' tutti i giorni. Noi parleremo di economia. Ed economia per me è organizzazione delle risorse che sono scarse per soddisfare al meglio i bisogni individuali e collettivi delle persone. In pratica, la scienza economia è come l'uomo si organizza, quindi i sistemi economici, quando si parla di sistemi economici, è l'organizzazione delle risorse scarse per soddisfare i propri bisogni individuali o collettivi. Quindi può essere una persona, una famiglia, ma anche un comune, una regione, uno Stato, un insieme di Stati. Questa è economia. Poi parleremo di finanza, che è uno strumento, è lo strumento per far funzionare i sistemi economici e le relazioni tra i soggetti economici, che sono ovviamente gli operatori. Faremo qualche accenno di diritto, perché ci sono delle leggi che funzionano. Faccio troppo... Dopo di me devo anche alzare, quindi. Ci sono delle leggi che governano i sistemi economici, che governano i rapporti fra le persone, e ci sono delle leggi che dicono anche, per fortuna, che cos'è finanza etica rispetto a quello che non è finanza etica. E poi cercheremo anche di partire dalla partita doppia. Credo che qualcuno di voi... Buonasera a tutti. Ecco, vedo, mi fa piacere. Ed era proprio quello che volevo. Non che andaste via, ma che aveste un moto di ripulsione sul tema della partita doppia, la contabilità. No, ma nel senso che non è campata per aria, perché cosa voglio fare? Voglio partire da dove ho lasciato nell'82 e fare un bilancio di una banca. Più che un bilancio, lo stato patrimoniale, no, mi hanno detto che devo usare questo perché se no non si sente nella registrazione. Però credo che il tono di voce lo sentiate, no? Tanto faccio presto, faccio solo un disegnino. Come è fatto lo stato patrimoniale di un'azienda? C'è attivo e passivo. Attivo e passivo. L'attivo sono gli asset
peggio che peggio di così neanche Bill Clinton, quella gente, Donald Trump, questa gente qua. Allora, attivo sono gli asset attivi, il passivo sono come finanzio quegli asset attivi. Se quest'aula fosse un'impresa, i banchi sarebbero degli asset attivi e ce li avrei nell'attivo, e se i soldi che ho usato per comprare questi banchi starebbero nel passivo, se sono soldi miei, capitale sociale, se sono soldi di altri che me li hanno prestati, sono debiti. E questo è il bilancio. In una banca è sostanzialmente così. Nel passivo c'è il capitale sociale, poi ci sono i fondi di ammortamento o l'autofinanziamento, e poi c'è un grande insieme che è fatto dei debiti di quella banca. I debiti di quella banca, di tutte le banche, se voi prendete un bilancio di una banca, andate a guardare, potete mettere in questo insieme tutti quelli che sono i conti correnti, i depositi, le obbligazioni, i titoli vari, eccetera. I vostri risparmi, i nostri risparmi, sono qua dentro. La carta prepagata è un servizio in cui voi o i vostri genitori ci mettono dei soldi e va qui dentro, perché per la banca quello è un debito. Ok? Cosa finanzia questa cosa qua? Fabbricati o strutture fisse, capitale fisso. Crediti, un asset, sono anche qui un altro insieme, lo chiamiamo crediti, e sono, se i vostri genitori e la vostra famiglia ha un mutuo per pagare la casa, è qui dentro. Se siete un'azienda, se avete un'azienda, se avete lavorato in un'azienda e avete un fido di una banca, un prestito da una banca, è qua dentro. Quello è un credito che la banca ha. Quello è soldi che rappresentano un asset attivo. Ok? Poi c'è un altro pezzettino, dipende se è grande o piccolo, ma questa cosa qui poi la riprendiamo, che è la liquidità. Cioè i soldi in cassa, i titoli a breve e gli investimenti propri della banca. Cioè io con i soldi che ho posso comprare dei titoli di Stato, posso comprare degli strumenti finanziari di investimento. Questo lo lasciamo lì perché questo è il bilancio della banca, lo stato patrimoniale è una fotografia, lo sapete, lo stato patrimoniale è una fotografia a fine anno che mi dice com'è in quel momento la situazione, ovviamente i valori cambiano nel corso dell'anno, però è una fotografia. Mi interessava farvi vedere che i nostri soldi, le banche lavorano con i soldi dei clienti che stanno qua dentro, e è diverso se sono soldi sul conto corrente, evidentemente hanno la caratteristica che puoi andare a riprenderli in qualsiasi momento, quindi si chiama risparmio a breve, a vista addirittura. Se sono obbligazioni a 3 anni, sono depositi che posso andare a ritirare a 3, 4, 5 anni, se sono titoli a più lunga scadenza, sono dei debiti per la banca a lunga scadenza, ok? Per cui la banca ha la tranquillità che quei soldi non li deve restituire domani mattina, li deve restituire a una scadenza predefinita. E questo mi interessa che rimanga lì, perché è la fotografia di che cos'è una banca. Poi ogni tanto ci torniamo per farvi capire che quando prendete in mano un bilancio, voi prendete in mano la radiografia di quell'azienda, e se l'azienda è un'azienda bancaria ha questa caratteristica qui. Questi sono tutti i soldi, togliamo i fabbricati, questi sono tutti i soldi in forme diverse, ma sono tutti i soldi. E quando parliamo di finanza, evidentemente parliamo di soldi. Vi vorrei sottolineare che finanza io lo uso, vabbè, in questa occasione userò alternativamente banca e finanza, che non sono sinonimi evidentemente, ma lo userò con questa caratteristica, per cui quando parlo di banca intendo finanza e viceversa, ed è uno strumento rispetto all'economia. Comunque questo è un concetto che cercherò di riprendere. Passo indietro, 2008, settembre, crisi finanziaria. 15 settembre 2008, salta Lehman Brothers.
Lehman Brothers è una istituzione tra le prime 5 al mondo che fanno finanza. Stiamo parlando di finanza. Fallimento vuol dire che c'era quella roba lì, la gente usciva dagli uffici con gli scatoloni, perché da un giorno all'altro è stata licenziata. Immaginatevi vostro padre, vostra madre, vostro fratello più grande se lavora, che da un giorno all'altro magari prende uno stipendio da 6.000 euro al mese e però domani ha finito, con un SMS l'hanno licenziato, perché è funzionato così, è stata così la crisi del 2008. I mercati sono stati, quindi, grande disastro. Salta Lehman Brothers, terzo operatore mondiale internazionale di finanza, si genera il panico totale e la reazione di tutti i sistemi è stato inondare di liquidità. La BCE ha finito quest'anno il meccanismo di acquisto illimitato di titoli dagli stati, che vuol dire appunto inondare di liquidità il mercato. Oltre 11.000 miliardi di dollari dalle banche centrali, cioè dagli stati, sono state di solo USA, Giappone ed Europa buttati dentro il mercato. La crisi finanziaria cosa ha provocato? Danni giganteschi all'economia, danni giganteschi all'economia, ma all'economia nel suo insieme. In particolare, oggi, lo possiamo dire, sono passati 10 anni, un vergognoso aumento delle disuguaglianze. È uscito qualche settimana fa il rapporto Oxfam sull'economia mondiale in occasione di Davos, questo incontro che c'è in Svizzera di tutti i guru. Allora, possiamo metterlo qua, di tutti i guru internazionali dell'economia, e è uscito questo, vi invito ad andare, Oxfam è un ONG, anche se oggi c'è qualcuno che parla molto male delle ONG, no, parliamo delle ONG, parliamo perché poi andiamo a vedere nel concreto come funzionano le cose. Questo è uno studio che guarda le disuguaglianze e purtroppo dice, per esempio, che nei 10 anni successivi alla crisi il numero di miliardari è quasi raddoppiato. L'anno scorso soltanto 26 individui, contro i 43 dell'anno precedente, possedevano tanta ricchezza quanto la metà più povera dell'umanità, ossia 3,8 miliardi di persone. Oggi, questi non sono dati di una cosa qualsiasi, sono dati OCSE, sono dati della Banca Mondiale. Questi hanno preso i dati dei report di questi operatori internazionali, oggettivi, e li hanno rielaborati, però andando a guardare non quanto è cresciuto il PIL, ma quanto è cambiata la differenza tra alcune persone, alcune situazioni, alcuni stati. Oggi in Italia il 5% più ricco ha lo stesso capitale del 90% più povero. Poi c'è un 5% probabilmente che sono quelli che stanno bene perché tutto sommato se la cavicchiano. Okay? Queste sono le situazioni. Questa è una fotografia ovviamente del 2018, però queste sono le situazioni. E questo è peggio di quello che era prima della crisi. La crisi nasce finanziaria. Lehman Brothers è un operatore finanziario, non costruisce nulla, scambia denaro, ma diventa una crisi economica. Sotto il profilo finanziario le borse recuperano in fretta le perdite, gli indici quindi risalgono, a parte l'ultimo periodo del 2018, ma le economie mondiali sono ancora qui che si leccano le ferite. Pensate alla Grecia, siamo ancora qui che ci lecchiamo le ferite in alcuni casi. E la differenza fra economia e finanza un po' l'ho detta, però alla fine spero che si capisca un po' di più. Cos'è successo? Crisi di fiducia. Crisi di liquidità del sistema finanziario, la gente, gli operatori finanziari non si prestavano più i soldi perché non erano più. Se salta Lehman Brothers, che è il terzo più grosso del mondo, come faccio a fidarmi di questo che mi chiede i soldi, con cui ho sempre scambiato soldi ed è estremamente più piccolo, quindi non ci si presta più soldi, quindi manca la liquidità sul sistema, la mancanza di liquidità genera mancanza di credito tra gli operatori, se non c'è credito non ci sono investimenti, consumi e quindi c'è la crisi economica. Questo è il meccanismo che trasforma la crisi finanziaria in crisi economica. E quando dico crisi economica è l'ultimo pezzettino, quello in basso, perché se
i vostri genitori, quando hanno comprato la casa, non gli davano il mutuo, quella casa non la potevano comprare. Se l'azienda dove lavora vostro padre non poteva avere i prestiti per andare a comprare quei macchinari o per fare gli investimenti per andare a esplorare mercati nuovi, non poteva assumere persone. E per questo la finanza si è tradotta in crisi economica. Perché se io non posso comprarmi la casa, non mi compro neanche la cucina, non mi compro neanche la macchina, perché non ho la possibilità di accedere a del credito, e il credito è il motore dell'economia. Quindi cos'è la finanza? A me, non ho detto una cosa all'inizio, se non è chiaro un passaggio alzate la mano, perché non ha senso che io parli per me stesso, ha senso che io parli per voi. Vi chiedo veramente, poi cerco di finire in tempo per poter fare anche delle domande alla fine, però se c'è qualcosa che non vi sconfifera, che non è chiaro, tirate sulla mano e fate la domanda. Okay? Cos'è quindi la finanza? Il mondo della finanza ci sembra un po' incomprensibile, molto opaco, è distante dalla nostra quotidianità. Abbiamo visto che non è vero, perché la carta prepagata che avete in tasca dove ci sono 10 euro, quello è un pezzo di finanza, quello è un pezzo della banca, qualsiasi banca. Perché tutti noi ci abbiamo a che fare con la finanza. I principali attori ovviamente sono le banche hanno tre, tendenzialmente fanno tre cose in un sistema economico. Mettono in contatto chi ha i soldi con chi ne ha bisogno. Questi sono quelli che hanno i soldi, qua ci sono quelli che hanno bisogno, ok? Ma voi potete essere, la vostra famiglia, io, sono sia di qua che di là, perché io ho dei risparmi, ma ho anche un mutuo da pagare per la casa. Le aziende sono sia di qua che di là. E questo è mettere in contatto. Poi, per chi insegna storia economica sarebbe interessante andare a vedere quando sono nate le banche. Nei primi chi ha inventato le banche sono stati gli italiani, in particolare sono stati i frati francescani nel 1200. Storia economica, flash, andate a guardare, è interessante vedere quando sono nate le banche e l'effetto che ha avuto la nascita delle banche. Ha avuto l'effetto del Rinascimento. C'è stato un periodo in cui l'Italia era il centro del mondo per i mercati. E questo è successo perché prima sono nate le banche. Cosa fanno le banche? Fanno una grande opera di mutualità, perché mettono insieme i risparmi di chi ha un'eccedenza di denaro e mettono in condizione chi ha bisogno di denaro, perché ha una buona idea imprenditoriale, di accedere a quella cosa lì, di accedere al risparmio e quindi realizzare la sua idea imprenditoriale. E questa cosa qui genera la crescita economica. È molto interessante andare a vedere quel pezzo di storia là. No, ma il mio scopo è convincervi. La seconda cosa che fanno le banche è gestire tempi e rischi. Chi mi dà del denaro può averne bisogno domani, ma in realtà può dire io ne ho bisogno fra tanto tempo, non ho bisogno subito, quindi gestisco la gestione dei tempi, ma lo stesso a chi lo presto, lo posso prestare perché ha un'esigenza immediata e temporanea, oppure ha una grossa esigenza che me la restituisce in un tempo lungo. Il mutuo della casa dei vostri genitori, magari nessuno di voi ha il mutuo, però io ce l'ho, quindi in realtà i mutui sono una componente molto importante di un'economia, di un paese, perché davvero generano la possibilità di crescita. Comunque quei mutui sono a 20 anni, a 30 anni, perché 200.000 euro, uno che guadagna 20.000 euro, 30.000 euro, 40, 50.000 euro in un anno e deve vivere con la famiglia, non è che li può restituire in 3 mesi. Se li può restituire, se gli do la facoltà di restituirli in 20 anni, in 30 anni, voi, fra, vi auguro quando volete, però quando dovrete mettere su casa, se avete la possibilità di restituire un prestito a 30 anni potete forse immaginarvi di comprare una casa, altrimenti non ha nessun senso, a meno che non prendiate un'eredità o vinciate all'otto, ma vi sconsiglio di giocare ad azzardo. E poi un'altra cosa importante che fanno le banche è trovare risorse per l'impresa, ma questo ve l'ho già detto. Ultimamente però, e la preside prima ha fatto un cenno in questo, si occupano di una quarta attività, quella di fare i soldi. La domanda, potevo farvi un'altra indagine demoscopica, un po' così artigianale. Qual era la domanda che vi siete fatti quando avete aperto il conto corrente? Probabilmente
adesso non voglio, non la faccio, però tendenzialmente è quello che mi costa di meno o quello che mi rende di più. Quindi un tema di spese e un tema di interessi che mi rende. Questo vuol dire fare i soldi. Se voi guardate le pubblicità delle banche, sono queste: mi dai il tuo risparmio, io ti do il 2% per 6 mesi se vieni in banca da me, oppure ti do gratis tutti i servizi, il conto corrente, il bancomat, la carta prepagata. Ecco, queste sono le due cose che chiedono. Fare soldi per le banche anche in termini spesso opinabili, dico io, ed è qui che c'entra un po' l'etica, perché qualcuno di voi forse ha fatto con Beppe Carpi la lezione durante la settimana. Oggi se uno mi dovesse chiedere qual è il mercato sicuro in termini di sviluppo e remunerativo in termini di interessi, mercato delle armi, certo. Mercato delle armi, certo. Le guerre non mancano, ma non solo guerre conclamate, anche la criminalità organizzata e tutto quanto. E certi paesi, evidentemente corrotti, ma non corrotti, che fanno delle guerre un elemento importante, sono disposti a non fare il sistema sanitario per il proprio paese, ma comprare aerei, carri armati e quant'altro. E ci sono paesi, ma penso che l'abbiate sentiti. Beh, l'Arabia Saudita, che ovviamente non è un paese povero, compra armi perché c'è una guerra in Yemen, penso che lo sappiate, se non lo sapete magari googolate da qualche parte e trovate informazioni. Tra l'altro una delle aziende che vende le armi all'Arabia Saudita, che è un paese ricco e benestante, il paese. Quelli che ci abitano dentro forse potremmo andare a vedere, soprattutto le donne, qualcosina da dire, ce la potremmo trovare. Però fra le grandissime forniture ce ne sono alcune che arrivano dalle fabbriche italiane, in particolare in Sardegna, e sono fabbriche che producono bombe, mine, che vengono utilizzate dall'Arabia Saudita nella guerra in Yemen. Una guerra a bassa intensità nel senso informativo, perché poco sui giornali e sui telegiornali sentiamo parlare della guerra in Yemen, però vi assicuro che è una guerra vera, c'è la gente che muore, c'è la gente che scappa, c'è la gente che ci fa i soldi su quella roba lì. Ecco. Quindi se l'obiettivo è fare soldi e io ho 20 milioni di euro da investire e li metto sull'azienda che produce le bombe, che vende agli arabi, gli arabi pagano. Gli arabi hanno bisogno di quelle bombe, nel senso che hanno voglia di fare la guerra, quindi gli servono le bombe. Quindi che mercato più sicuro e più remunerativo di quello trovo? Però, secondo me, ed è qui in anello con l'aggettivo etica, la finanza non può ridursi a questo. Se voi guardate in storia economica quando sono nate le banche, non sono nate con questo obiettivo qua. La finanza, secondo me, ha l'obiettivo di essere strumento per arrivare ad un fine. Il fine è quello economico, è quello di trovare le migliori assetti, le migliori organizzazioni per gestire le risorse scarse dell'umanità, ma per soddisfare i bisogni di tutta l'umanità. La finanza è un'enzima chimica, Ale, del sistema economico. La finanza stabilisce, perché, dopo lo vediamo, a quale sistema economico indirizzare la linfa, che sono il denaro e i soldi. E le due piante, una è rigogliosa e una sta morendo, perché ha o non ha accesso al credito o accesso alla finanza. E la finanza questo potere ce l'ha, e ce l'ha, la cosa interessante, ma questo magari lo diciamo e lo riprendiamo, ce l'ha perché fa questo meccanismo qui, no? Prende i risparmi, questa parte del bilancio, e fa prestiti, quell'altra parte del bilancio. Il problema è che lo fa con i nostri soldi, eh? Qui nel bilancio dell'azienda banca X, di soldi della banca, cioè degli azionisti di quella banca, è questa parte qua.
E se mettessimo le percentuali in qualsiasi bilancio di una banca, la percentuale è enormemente a favore di questo insieme, quindi capitale di debito, quindi non capitale proprio, i soldi con cui la banca fa la sua attività sono per una grossa parte, molto preponderante, soldi non della banca, soldi dei clienti di quella banca. E questo è un concetto che vorrei che fosse molto chiaro, perché mi serve per poterlo riprendere dopo, per andare a vedere di giustificare perché vi ho fatto quella domanda iniziale. Cosa stanno facendo i vostri risparmi? Ovviamente non c'è solo un tipo di finanza. Quando è la fine? Che ora? Ok, scusate, ma non sono proprio abituatissimo a fare le lezioni. Qui vi ho messo due spezzoni di due giornali, uno del 2013 e uno del 2017, per far vedere come un certo tipo di finanza è cresciuta, ed è la finanza speculativa. Nel 2013 i giornali dicevano: la finanza, un trilione di dollari che soffoca l'economia reale. 993 mila miliardi il valore della ricchezza di carta, circa 13 volte il PIL mondiale. Che differenza c'è fra la finanza di carta, la finanza speculativa e la finanza reale? È che è questa parte del bilancio qui. Questa è finanza economia reale, perché io faccio credito a un'impresa che deve comprare dei macchinari perché c'ha un brevetto per cui costruisce i banchi o le automobili in maniera più efficiente, utilizzando meno scarti e in maniera più rapida, veloce, e quindi aumenta il proprio fatturato, ma ha bisogno di capitale per investire, altrimenti non potrebbe comprare quel macchinario, non potrebbe aumentare il fatturato, non potrebbe assumere più persone. Questa è economia reale. È economia reale anche il mutuo della casa, delle famiglie. Questa è economia di carta, perché se io con la liquidità me la tengo e investo in un prodotto finanziario derivato o non derivato, comunque un prodotto finanziario che scommette e mi rende di più o di meno in base al rapporto che c'è tra euro e dollaro, questa cosa qui non è un prestito a un soggetto economico che con quel prestito fa un'attività imprenditoriale o consuma e via di seguito. È un meccanismo che rimane chiuso nella sfera della finanza, perché è una scommessa. Con quella scommessa non è che ci sono più posti di lavoro, più aumento di PIL e via di seguito, perché il rapporto è col PIL. Il PIL è il prodotto interno lordo, no? È la somma di tutte le merci e servizi, il valore di tutte le merci e servizi prodotti in un anno in una determinata comunità. Questi giorni, è di questi giorni il fatto che il PIL è in recessione, cioè è in calo rispetto all'anno precedente, questo vuol dire che un paese è in recessione. Perché? Perché produce di meno. Ok? Nel 2017, com'è la situazione? Banche, allarme e derivati valgono 33 volte il PIL mondiale, da 13 volte a 33 volte. Ovvio che se noi guardassimo il bilancio della nostra amica banca qua, e io vi ho fatto, è di parte questo disegno, perché ho fatto l'insieme dei crediti molto più grande dell'insieme della finanza, ma se voi prendete un bilancio di una qualsiasi banca, più grossa è meglio è, Deutsche Bank, la finanza è molto più grossa dei crediti. Perché? Per scelte strategiche, evidentemente, ma perché quando io presto dei soldi a un'azienda, c'ho una componente che è da tenere conto, cioè il rischio che quell'azienda non me li ridia quei soldi. Se io li metto in un titolo, io quel rischio l'ho molto attenuato, e se l'interesse che ho da quel titolo, perché magari investe e fa strani giri finanziari, è più o meno uguale all'interesse che mi paga l'azienda o la famiglia quando fa il mutuo, io banca, se il mio scopo è aumentare il mio utile e basta, è evidente che non mi interessa fare credito, mi interessa fare investimenti speculativi, finanziari.
però questa cosa si vede nel bilancio di una banca. E cosa è successo in 7 anni, in 5 anni? Che questo rapporto fra economia reale e finanza è cresciuto enormemente. E questo non è un bene, questo è un parere mio ovviamente, ma non è un bene per il mondo e per l'umanità. Questo è un altro grafico di Schroeder, un operatore tipo Lehman Brothers che però si è salvato, e quindi gente, dove si vedono che gli investimenti mondiali sono sull'istogramma blu, che sono finanziari, quelli verdi sono economia reale. A livello mondiale vedete come si muove la ricchezza, non è proprio un bel coso. La finanza speculativa, le conseguenze, e però ci sarebbe un possibile rimedio. Qui, questo video, proviamo a vederlo. Ciao a tutti. Oggi parleremo di High Frequency Trading. Si tratta di un fenomeno che sembra venuto da un altro mondo, ed è proprio per questo che ho scelto questo setting rurale, bucolico, per ricordarci noi da che mondo veniamo. Per affrontare l'argomento, facciamo un salto in New Jersey. Nel 2010, il governatore del New Jersey decise di stanziare fondi per costruire un tunnel sotterraneo che avrebbe collegato lo Stato con la Grande Mela, New York. Da un momento all'altro, il governatore annullò il progetto. Non c'erano i soldi. Ma ce n'erano per un altro cantiere. Si trattava anche in questo caso di un tunnel, scavato sotto le Allegheny Mountains, per far passare un cavo da New York a Chicago. Era un cavo in fibra ottica, un cavo di internet, insomma. Questo cavo avrebbe accelerato di 3 millisecondi le comunicazioni tra la borsa di New York e quella di Chicago. Cosa c'entra questo con l'high frequency trading? Aspettate ancora un attimo, restiamo nell'ambito dei millisecondi per scoprire un altro progetto. Facciamo un salto a Londra. Un'azienda a cui da poco ho stanziato 300 milioni di euro per posare un altro cavo sotto l'Oceano Atlantico. Questo cavo collegherà la borsa di Londra con quella di New York e porterà a un'accelerazione di 6 millisecondi delle comunicazioni. 3 millisecondi, 6 millisecondi. Ma a che ci servono? Chi sarà mai capace di svolgere una qualsiasi attività in così poco tempo? Non un essere umano, ma magari un computer sì. Infatti dovete sapere che quasi la metà delle transazioni finanziarie mondiali vengono svolte da computer e software di grandi istituti finanziari che in base ad algoritmi decidono di acquistare o vendere titoli. Sono acquisti per somme bassissime e con margini di guadagno ancora più bassi. A volte si guadagnano davvero pochi centesimi. Ma se moltiplichiamo i centesimi per il numero di transazioni che questi computer svolgono, allora sì che raggiungiamo una bella somma. È proprio in questo caso che parliamo di high frequency trading. Migliaia di transazioni al minuto realizzate da computer e software in giro per il mondo. Ma cosa c'è di male? È un'evoluzione tecnologica, i computer sostituiscono gli esseri umani in tante attività. Questi computer penalizzano in primo luogo gli investitori istituzionali, oppure i piccoli investitori che ogni giorno da casa provano ad acquistare e vendere titoli. Come può un essere umano competere con un computer che reagisce a una variazione di prezzo di un titolo in pochi millisecondi? In secondo luogo, guardiamo all'assurdità di questo fenomeno. Milioni e milioni di euro che potrebbero essere spesi per migliorare i trasporti, per l'appunto, la sanità, l'istruzione, sono spesi per accelerare le transazioni. È proprio per questo che parliamo di una finanza casinò, una finanza fine a se stessa. In terzo luogo, l'high frequency trading è uno dei maggiori colpevoli della grande volatilità e dell'instabilità del sistema finanziario. Facciamo un esempio, restiamo a New York. Il 6 maggio del 2010 la borsa di New York perse in pochi minuti il 9%. 9% sembra una percentuale non così alta, beh, in fondo non è neanche il 10%. Se pensiamo ai volumi di capitali investiti alla borsa di New York, possiamo farci un'idea della portata di un tale fenomeno. Si tratta di circa 2 trilioni di dollari, più o meno quanto il prodotto interno lordo dell'Italia. Ebbene, questi 2 trilioni di dollari furono quasi recuperati nel giro di poche ore. Ma cosa aveva causato questo flash crash? Bene, era stato un software di uno di questi istituti finanziari di Wall Street. Un software che aveva, da un momento all'altro, fatto partire ordini di vendite su migliaia di titoli.
Questi ordini avevano generato il panico sui mercati. Abbiamo ora idea delle fluttuazioni folli dei mercati finanziari causate dall'high frequency trading. Ma allora cosa possiamo fare per cambiare le cose? C'è un modo. Sì, c'è un modo. Si chiama tassa sulle transazioni finanziarie, ovvero una tassazione di ogni singola transazione. Da un giorno all'altro, l'high frequency trading scomparirebbe dai dizionari di finanza. Ma allora perché non si fa? Manca la volontà. Una finanza diversa è possibile. Basta volerlo. L'idea era proprio questa, l'ha detta molto meglio di quella che potevo dire io, però il sito lo trovate, cioè questa cosa lo trovate su YouTube e ci sono anche altri video che possono spiegare anche altri pezzi. Magari può essere interessante prepararsi anche su questo. Avete capito? Basterebbe una tassazione molto piccola, l'importante è che fosse, che sia in tutte le transazioni, cioè quando io faccio un acquisto o una vendita, pago un niente, lo 0,1 per mille. Evidentemente questa tassa non incide sul guadagno di quella transazione, però incide se quella transazione è una transazione high frequency trading, cioè se ce ne sono fatte milioni in secondi. Non sono balle, quello che ha citato sono tutte robe vere, e forse adesso sono ancora più alte. Torniamo alla finanza invece, che lavora per l'economia reale, e qui già cominciamo a capire cosa c'entra l'etica con la finanza. C'entra, perché se la finanza è uno strumento, se vi dico se la parola strumento cosa vi fa venire in mente? Martello, coltello, cacciavite, sono strumenti. E il problema non è lo strumento, il problema è come viene usato quello strumento. Se poi in quello strumento io ho un pezzo di mio, forse la responsabilità oggettiva di ciascuno di noi qui dentro non è proprio nulla. Cioè non siamo solamente qualcuno, uno spettatore. Forse siamo anche un po' attori della questione. Questo è il meccanismo che dicevo prima, no? La banca non fa altro che mettere in connessione risparmio, investimenti, la raccolta per la banca, ed è la parte del passivo bancario con credito finanziamenti l'attivo bancario. Per cui la banca a chi porta il risparmio, cioè ai clienti che hanno liquidità, propone prodotti dedicati. Una banca che sia responsabile, che in cui la parola etica, l'aggettivo etica, ha in qualche modo un senso. Ci sono banche che hanno dei codici etici, ci sono molte banche che fanno il bilancio sociale, per cui a parole a tutti interessano certi ragionamenti. E quindi a chi porta risparmio, il cliente che arriva col suo gruzzolo di risparmio, propone prodotti e rendiconta le scelte dichiarate. Verso cosa vuoi indirizzare il tuo risparmio? Questa è la domanda che una banca che vuole rispondere alla responsabilità che ha della gestione di soldi di altri, dovrebbe fare. Non credo che sia stata fatta ai vostri genitori. Una banca che vuole rendere conto dice a chi e con quali criteri presta quel denaro. Una banca, in sostanza, può darvi le informazioni su che tipo di impronta ha lasciato la propria attività con i vostri soldi. Invece una banca di quel genere, cioè di finanza reale, una banca, una finanza etica, a chi chiede il prestito fa una doppia analisi. Dicevo prima, prestare soldi implica un rischio, che è quello che quei soldi non mi vengano restituiti. Quindi e siccome quei soldi non sono i miei e devo restituirli a chi me li ha prestati, io faccio un'analisi, si chiama tecnicamente del merito di credito. Quindi guardo chi sei, il tuo bilancio, come sono i tuoi equilibri finanziari e robe di questo genere. E questa si chiama analisi tecnica. Guardo i prestiti che hai col sistema bancario, se li stai ripagando oppure no, e si chiama centrale rischi e via di seguito. Questa è l'analisi tecnica. Tutte le banche la fanno. Quelli che non la fanno, che la fanno male, sono sanzionati da Banca d'Italia. Siamo a Rimini, la Cassa di Risparmio di Rimini non esiste più,
La Cassa di risparmio di Rimini ha rischiato di saltare, come Banca delle Marche, Etruria, tutto quello che volete. Saltare perché? Perché era arrivata Banca d'Italia, aveva verificato i conti, aveva visto che nell'analisi del merito di credito c'erano delle lacune grosse e i crediti che c'erano nel bilancio della Cassa di risparmio di Rimini erano in buona parte fasulli, cioè non sarebbero stati restituiti, perché se l'azienda a cui ho prestato i soldi scopro che ha una procedura fallimentare in corso, sarà fatica che quei soldi mi ritornino indietro. E se io continuo a considerarli un credito vivo, sto dicendo una putanata. E scusate, putanata non si può dire. No, scusate, credito non si può dire, la battuta era questa. Però c'è un controllo esterno molto potente, nel senso che ha un potere molto forte, che è quello della Banca d'Italia, che arriva, fa l'ispezione, vede che tu stai dicendo che c'hai dei crediti, ma quei crediti non sono veri, ti dice: sai cosa c'è? Questi crediti non ci sono più. E perché non ci sono più, obiettivamente? E cosa succede? Se io tolgo questo insieme dal bilancio di un'azienda, devo togliere qualcos'altro di qua, perché la somma deve essere uguale, il totale alla fine, e siccome non posso togliere i debiti che sono i soldi che devo dare ai miei clienti, tolgo il capitale sociale, i mezzi propri e i fondi rischi. Ma se quello che tiro via qua mi azzera o va oltre quello che c'è qua di mezzi propri, questo è il bilancio di un'azienda che è fallita, perché deve restituire dei soldi e non ce li ha. Questo è quello che è successo alla Cassa di risparmio di Rimini, e questo è il motivo per cui, Cassa di risparmio di Rimini è una, lo dico perché siamo a Rimini, insomma. Quindi cosa è successo? Che la Cassa di risparmio di Rimini ha detto: siamo in braghe di tela, ha fatto un aumento di capitale sociale, non ha raggiunto la cifra che era sufficiente, a quel punto aveva davanti uno scenario abbastanza certo di portare i libri in tribunale, quindi la liquidazione dell'impresa. È arrivata un'altra banca, Crédit Agricole, che ha detto: sai cosa c'è? Ti compro io, ovviamente ti pago quello che serve, cioè il minimo a niente, la pagata credo. Magari i vostri genitori, se avevano lezioni di Cassa di risparmio di Rimini, lo sanno, ed è entrata, e adesso è un'altra banca, è un'altra cosa. Per cui, per evitare questo, c'è un sistema di controllo Banca d'Italia, ma c'è un'analisi tecnica dei crediti. Quindi quando un'azienda va a chiedere, molte volte può capitare che gli dica: no, i soldi non te li presto perché non hai le caratteristiche sufficienti perché io consideri questo prestito un prestito solvibile, cioè che me li restituirai. Questo è quello che fanno tutte le banche, ed è molto sano. Perché è sano? Perché se è una forma di selezione, i prestiti accedono al prestito solo i soggetti più virtuosi. Certo che se il criterio per dare i soldi non è un'analisi tecnica ma è l'amicizia politica, a quel punto c'è qualcosa che rompe il sistema. Quello che mi interessava però dirvi è che se io faccio finanza etica, ti chiedo anche cosa ci fai con i soldi che ti sto prestando o che ti dovrei prestare, quali sono gli asset economici ma anche socioambientali della tua impresa e attività. Se tu fai prodotti chimici e la tua produzione contribuisce ad aumentare il tasso di inquinamento del suolo, se io ti presto soldi aumento l'inquinamento del suolo. Allora, magari tu sei anche l'azienda più ricca del mondo e quei soldi me li darai sicuramente indietro e ti posso anche applicare un tasso di interesse alto, quindi io ci guadagno molto, ma resta il fatto che col mio prestito aumento l'inquinamento del suolo. Quindi se mi faccio la domanda ho la risposta e poi decido anche in funzione di questa informazione. Se non mi faccio neanche la domanda, non è che cambio l'esito della situazione, faccio solo finta di niente. In pratica c'è un'impronta che lascia l'attività bancaria. La finanza etica fa una valutazione doppia dei finanziamenti, quando dà credito.
In questa sala c'è una persona che è quello seduto là di fianco, che oltre ad essere, il tuo nome non me lo ricordo più? Andrea. Andrea, oltre ad essere un commercialista, è anche un valutatore sociale di Banca Etica. Cioè è una persona volontaria che va a fare una visita alle aziende che chiedono dei prestiti alla Banca Etica e fa questa seconda valutazione che guarda gli aspetti socioambientali. Cosa produci, come lo produci, come sono le condizioni dei lavoratori della tua impresa, hai sedi o lavori con paradisi fiscali, com'è la tua posizione finanziaria, paghi le tasse o non le paghi? Il rapporto retributivo tra lo stipendio più alto di quell'azienda e lo stipendio più basso, lo stipendio medio. Lo sapete, vero, qual è la differenza che c'era tra lo stipendio che prendeva, pace all'anima sua, Marchionne, e lo stipendio medio di un operaio della Fiat? Più di 450 volte era quello che prendeva Marchionne rispetto a quello che prendeva un operaio della Fiat. E non è neanche il rapporto più alto, eh? È interessante anche questo, googolate, differenza di retribuzioni nelle aziende. Potrebbe venire fuori delle cose molto interessanti. Quindi la doppia valutazione sostanzialmente è quello che vi dicevo. Oltre a farsi la domanda, ma ce lo restituirai questo denaro che ti sto prestando? Mi faccio la domanda, cosa ci fai e come lo farai? E la risposta a queste due domande insieme mi dicono l'esito della tua richiesta di soldi, di fido, di prestito. Perché a me è capitato, ma in Banca Etica capita, e io credo sia molto giusto che possa succedere, che magari tu sei in condizione di restituirmeli quei soldi, ma se io te li do contribuisco a peggiorare la qualità della vita mia, tua e delle persone che ci sono qui dentro, e allora quei soldi non te li do. Ma non perché non me li puoi restituire, non perché non ci guadagnerei, perché farei del male a me, all'ambiente, alle collettività. Questa è una delle domande chiave per capire se sono davanti a finanza etica o finanza tradizionale. Vabbè, questo è quello che dicevo prima, una partita doppia. In realtà poi ci sono tre insiemi della finanza. C'è una finanza utile ed è il cerchio più grande. È quella che dicevo prima, no? È la finanza che finanzia l'economia reale, che evita gli impatti negativi per quanto possibile. Poi però c'è anche una finanza responsabile che oltre a questo è trasparente, cioè rende conto, fa capire, scrive, lo dice sul bilancio, è orientata al dialogo con gli stakeholder. Responsabilità sociale d'impresa, faccio engagement, cioè interagisco con i portatori di interesse. E poi c'è la finanza etica, che oltre a questo promuove forme virtuose di economia, prefiggendosi il cambiamento come obiettivo ultimo. Cioè, obiettivo della finanza etica non è guadagnare il massimo profitto possibile. Ovviamente obiettivo è chiudere inutile il bilancio, perché se io non pago i miei costi con i ricavi che genero, quella è la cartina di tornasole di un'impresa che fallirà, che non funziona. Quindi l'utile non è un guadagno e basta, ma è anche la cartina di tornasole della salubrità di quell'impresa. Il punto è, se il mio obiettivo è solo massimizzare l'utile, non mi interessa di nient'altro. Se il mio obiettivo è cambiare in meglio il mondo, allora la domanda cosa ci fai coi soldi e come il mio essere strumento per l'economia debba essere speso il meglio possibile, questo fa la differenza della finanza etica. Quindi, per riepilogare, la finanza etica è riconosciuta dal diritto e vi invito ad andare a vedere l'articolo 111 bis del testo unico bancario, è un articoletto di 10 righe che dice la finanza etica è se ci sono alcune condizioni, e poi lo vediamo magari velocemente. È internazionale, è giusta, non buona, e questa è una differenza magari sottile ma determinante.
non facciamo l'errore di pensare che finanza etica è finanza buona. Etica non vuol dire bontà. Casomai, sinonimo di etica è giustizia, è equità, ma non è bontà. Con questo non voglio dire che la bontà è una cavolata, anzi. Promuove le responsabilità individuali. Io la domanda che vi ho fatto è cosa fanno i vostri risparmi. È selettiva dei soggetti economici, perché evidentemente non fa credito a determinati soggetti. È necessaria per il futuro, poi vediamo perché, e non è penalizzante per chi la sceglie. Scegliere finanza etica non vuol dire guadagnarci di meno o avere un servizio più basso. Non deve essere questo, e non lo è. Dicevo, è riconosciuta dalla legge, testo unico bancario, articolo 111, siccome le slide ce le avete, ve le andate a guardare se avete voglia o se con i vostri professori potete approfondire. È internazionale, non è che c'è una banca in tutto il mondo, ce ne sono più di 80 di istituti bancari, muovono decine di miliardi ed è la GAV, questa Global Alliance Banking on Value, è l'organizzazione mondiale che racchiude gran parte dei soggetti di finanza etica responsabile. Anche questo googolate, non è da confondere, questa è la bontà rispetto all'equità, non è la filantropia. La filantropia è una cosa buona, sana, per carità, è encomiabile. Una Rockefeller o qualunque altro grande miliardario che fa una fondazione ci mette dentro diversi milioni di euro e questa fondazione fa i vaccini o lavora per superare la povertà nel mondo, cosa buonissima, ma è filantropia. A me non interessa, non è finanza etica. Finanza etica è mutualità, è dirottare la liquidità, la linfa per un sistema economico da soggetti che fanno cose che non sono utili, anzi sono dannose per l'ambiente e per le persone, verso quelle imprese economiche che sono utili per le imprese e per le persone e sono virtuose dal punto di vista imprenditoriale perché meritano credito. Ok? Quindi non è la differenza tra filantropia e mutualità, sarebbe un altro bello spunto per studiare. È una finanza che chiede responsabilità e consapevolezza individuale. Quello della foto, magari qualcuno lo conosce, è morto, ammazzato, nell'America degli anni 50, quando il razzismo era qualcosa di pesante. E dice quella frase lì, può darsi che non siete responsabili per la situazione in cui vi troviate, ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla. È un gioco dove tutti quanti ci siamo dentro. Anche la scelta del consumo della banca, della carta prepagata che avete in tasca. Mia figlia l'altro ieri mi ha scritto, babbo cos'è N26? Mi hanno scritto che mi danno la carta prepagata gratis con cui posso fare gli acquisti su internet. Mi pare una cosa buona. No, non mi ha detto così, però si evidenziava insomma che era interessata, insomma, una carta per fare gli acquisti di internet completamente gratuita e magari, aggiungo io, non me l'ha detto, se faccio entrare anche altri 3-4 miei amici mi arrivano 10, 20, 30, 50 euro di bonus e questa, il problema è che N26 dietro c'ha una banca tedesca che vuole entrare nel mercato italiano nel target millennials e fa una carta prepagata a zero costi. Cosa ci fa la banca tedesca con i soldi che raccoglie con la somma dei depositi dentro le carte di N26? Non si sa perché loro non lo dicono, si può capire e non sono cose proprio bellissime. Fa crescere i migliori soggetti economici agendo il proprio ruolo di selezione all'interno dell'ecosistema economico. Non diamo soldi, la banca non deve dare soldi a chi non è in condizione di restituirli, perché inquina il mercato, il sistema economico peggiora. Se io ho due aziende, una che fa le sedie in maniera virtuosa, ottimizzando l'utilizzo dei materiali, delle energie delle persone e quant'altro, e quindi le fa al meglio, è giusto che prenda lei
il credito piuttosto che l'azienda che usa sistemi vecchi, che ha dispersione di tempo, di energie, di risorse, perché non si è messa in condizioni di migliorare continuamente. Questa selezione è una soluzione naturale, non naturale, è una soluzione sana che rende migliore il sistema economico. E questa è una selezione che può farla solo chi dà credito. L'altra selezione la può fare la politica fiscale, ma è un altro grande, grande discorso. Ed è necessaria. Questo schema, che magari ve lo vedete con un po' di calma, è fonte World Economic Forum 2018, sono i rischi globali del pianeta. Allora, quelli colorati blu sono economici, i primi cinque maggiori rischi della Terra e della popolazione della Terra. Gli anni sono dal 2008 al 2018, il 2018 è di qua, il 2008 è di là, per chi non si vedesse. Allora, blu sono rischi economici, verdi sono rischi ambientali di sviluppo, gialli geopolitici, guerre e disastri fra nazioni, rossi di società, sociali, e viola tecnologici. Allora, vedete che se nel 2008 fino al 2011 c'era una buona componente di colore blu, quindi rischi economici, oggi, negli ultimi anni, i rischi sono ambientali e sociali. Non vi devo dire che c'è un rischio clima evidente, ok? Al di là di quello che dicono alcuni grandi presidenti di grandi nazioni mondiali. Okay, questo non lo dico io o il gas di Rimini, per dire qualcuno che non è in questa sala. Lo dice l'ONU. Okay? Quindi perché è necessario che chi fa credito e chi fa finanza si ponga delle domande di tipo sociale, ambientale e di impatto? Non è una moda, non è un vezzo, non è una nicchia. Non mi interessa essere bravo. Vorrei essere in molti a farla sta cosa, perché se siamo in molti le cose possono davvero cambiare. Ma il problema è che per cambiare quel cavolo di rischi lì, per affrontare quel cavolo di rischi lì, o mi faccio queste domande a livello finanziario o se no parto molto molto con handicap grossi. Non è penalizzante, ve l'ho detto, qui ci sono dei premi che sono stati dati da soggetti esterni che guardano tutto il mercato, e si scopre che la società di banca etica che si chiama Etica SGR, che promuove fondi comuni di investimento, è stata premiata come tra i migliori, in alcuni casi il migliore per alcuni prodotti, su tutto il panorama finanziario italiano, quindi guardando anche i prodotti dei colossi internazionali che vendono in Italia. Quindi non è penalizzante. Non è che uno che ha investito in banca etica o nei fondi di Etica SGR 10 anni fa, ma questo qualcuno l'ha detto molto meglio di me, chi ha fatto i piccoli gruppi durante la settimana, non è che se ha sottoscritto fondi etici ha rinunciato al guadagno, anzi molto probabilmente oggi ha un track record molto migliore di chi invece ha sottoscritto prodotti tradizionali, che magari però erano più belli da vedere, erano stati venduti in maniera migliore. Quindi cosa può fare una singola persona, uno studente, una famiglia, un'impresa? La domanda è abbastanza retorica, vedete che è sottolineata ma non ve lo faccio vedere perché non c'è tempo e mi piacerebbe, magari se ci sono delle domande, vi invito a andare su Google e mettere Ace Bank, no su Google, scusa, su YouTube, Ace Bank, è un esperimento fatto da una ONG in Belgio, mi pare, o in Olanda, adesso non ricordo, dove hanno fatto finta di fare una banca, ma fatto bene, con degli attori, e hanno quindi hanno detto qui apriremo una banca nelle prossime settimane, e hanno cominciato a incontrare potenziali clienti dicendogli noi faremo degli investimenti, se porti da noi i tuoi risparmi ti diamo il 5%, il 7%. E allora la gente ha cominciato a interessarsi, anche se non era ancora una banca reale, evidentemente non lo sarebbe mai stata, ma nessuno lo sapeva, perché aveva l'insegna, aveva tutta la struttura. E la cosa interessante è che dicevano chiarissimamente, fattore trasparenza,
come avrebbero potuto riconoscere il 5 e il 7% negli investimenti? Finanziando armi, prostituzione, sfruttamenti, il mercato appunto della prostituzione, del gioco d'azzardo. Sono mercati ricchissimi. E se io metto lì gli investimenti, certamente porto a casa un interesse più alto e rischio forse molto meno che darlo all'impresa della zona artigianale di Rimini, che si arrabatta e cerca di portare a casa l'utile a fine anno. Il problema è che se i soldi vanno da una parte, cresce quel mercato lì. Okay? E se i soldi sono i miei, allora la cosa interessante, che vi invito a farlo, magari 5 minuti, dura 10 minuti neanche, la cosa interessante è che questo esperimento ovviamente ha scatenato grandi problemi, ma il problema era che dicevano dove sarebbero andati a investire. Questa cosa era scandalosa. Ma non è che quei mercati stanno andando male o non hanno finanza, solo che non ce lo dicono. Vabbè, questo è quello che sostanzialmente volevo dirvi. C'è una responsabilità vostra. No, grazie, davvero. Non mi interessa. Veramente spero di avere messo qualche pallino di dubbio e qualche seme di... Quello che state studiando è prezioso. Ora, io mi hanno chiamato dottore, non sono laureato, perché la mia vita mi ha portato a cominciare l'università e non finirla. Però il lavoro che fate, che farete, quello che state studiando, non è per niente fuori dalla realtà. Per niente fuori dalla realtà. E la realtà è una realtà dove tutti noi abbiamo un ruolo. Quindi questo era un po' il messaggio che volevo darvi. La domanda iniziale, cosa fanno i vostri risparmi, è la domanda che vi invito a farvi ogni giorno e momento. Grazie. Se avete delle domande, ditele però. Come funziona? Fanno le domande? Perché appunto sono stati investiti comunque molti soldi anche in America. Dimmi il tuo nome, per favore. Andrea. Bravo. Tanto me lo dimentico. Sono investiti molti soldi per velocizzare le transazioni anche in pochi millisecondi. Però, se questi qua possono portare comunque ad un guadagno futuro, e questo guadagno può essere utilizzato successivamente per costruire ad esempio quei canali che sono costruiti, che dovrebbero essere così utilizzati, così, non potrebbero comunque essere positive? Se anziché dare dei soldi a un'attività, a un'impresa che ha come unico risultato quello di velocizzare le transazioni finanziarie, io quello che sto facendo è mettere a disposizione degli operatori di finanza speculativa uno strumento migliore. Cioè sto canalizzando le risorse verso quello. È la differenza fra mutualità e filantropia, che poi dopo... Col guadagno che fa la Microsoft, che fa la Deutsche Bank, ci facciano anche delle cose buone, non vuol dire che sia buono, sia corretto arrivarci, perché gli arriva comunque un pezzettino più piccolo. Se anziché 300 milioni di dollari, non mi ricordo quanto era la cifra, di finanziamento per mettere giù un cavo sotto l'oceano, quell'entità, quella finanza lì, quel prestito lì veniva dato per migliorare l'efficienza tecnologica delle imprese che producevano non so cosa in Europa, i posti di lavoro aumentavano prima e di più. Quindi questa, quello che dici non è sbagliato, ma è una trappola. E non, cioè, voglio dire, non sto dicendo che è criminale, tant'è che non è vietato investire in finanza speculativa, no? Non è vietato che voi o i vostri genitori vanno in banca e sottoscrivono un prodotto finanziario che gli consente, gli garantisce un tasso del 3% a 5 anni, oggi è un ottimo tasso, e però non gli dicono che cosa ci fanno con quei soldi lì. Anzi, è la stragrande maggioranza. Il problema è che se quella linfa lì va sulla pianta
dell'economia finanziaria, cioè dell'high frequency trading, non produce frutto. L'unico frutto che produce è attirare più capitali verso quella dinamica e quell'economia lì, che poi è evidente che avranno degli utili e che quegli utili potranno andare a finanziare cose positive. Facciamolo un esempio più basso e più vicino a noi. Abbiamo detto che la banca riminese che è saltata, però ci sono altre di banche a Rimini, no? Se le banche di Rimini si mettono a investire in prodotti finanziari sul mercato di Londra, di New York, e non fanno credito alle aziende e agli alberghi della Riviera Romagnola, voi pensate che il sistema economico di Rimini ne abbia un beneficio? Cresca? E voi dove pensate di trovare il lavoro a Rimini? Se la principale fonte dei sistemi economici riminesi è il mercato turistico e il mercato turistico non ha accesso al credito perché gli operatori finanziari di Rimini, i soldi che raccolgono dagli abitanti di Rimini, li vanno a investire in un prodotto finanziario a Londra che magari garantisce gli utili perché utilizza il cavo sotto l'oceano che consente di fare più transazioni in un millisecondo. E questa è. Poi magari, voglio dire, a Rimini arriva anche a fare la convention Microsoft o Morgan Stanley e magari noi diciamo cavolo, e la fiera di Rimini magari fa un utile positivo. Lo so, però non è proprio così. Scusa, bravo Andrea.